Pulite e tagliate bene l'ananas. Dividetela in parti e fate dei pezzi. I pezzettini devono essere abbastanza piccoli. Metteteli in una ciotola e ci schiacciate il succo di mezzo limone. Ancora un cucchiaino di zucchero. Prendete la pasta sfoglia e la dividete prima a metà e poi ancora a metà. Poi ancora a metà in questo modo, da formare dei quadrotti, dei quadri. Su ogni quadro che avremmo ottenuto ci mettiamo l'ananas. A questo punto tagliamo i quadri a metà. Con una forchetta schiacciamo bene i bordi e spennelliamo il tutto col rosso d'uovo. E via in forno a 180 gradi per 20 minuti, mi raccomando, controllate la cottura. Una volta che si sono raffreddati, spolverizzate con lo zucchero a velo. Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando, attivate la campanella e ciao al prossimo video, sono veramente una bontà. Ciao!